leggendo Calvino, raccontando Marquez, leggendo Alda Merini, non c'è. Per cui se noi questo ce lo dimentichiamo, finiamo a pensare a qual è il cantante più famoso che c'è. Mi sembra una logica veramente sbagliata. Ora, visto che, diciamolo molto francamente, proprio per il discorso, anche il discorso di costi e di sobrietà di questo momento, non c'è Bruce Springsteen che viene a suonare con noi, ci sembrava il caso di fare un'edizione all'insegna della sobrietà da questo punto di vista, da un punto di vista formale ma non dei contenuti, cioè raccontare contenuti importanti, far ridiventare questo non solo un concertone ma una manifestazione di piazza dove racconteremo le storie d'Italia, alcune brutte, alcune magari invece positive, per cercare di spiegare che c'è speranza nella disperazione in un momento complesso, complicato della vita lavorativa e culturale del nostro paese. Cercheremo di dare la nostra piccola impronta, dando spostando un pochino l'asse di quello che è il concertone. Non è che faremo la messa cantata, però, perché comunque abbiamo i momenti divertenti, c'è Dario, c'è Francesca a fare delle cose più istituzionali, io farò il mio mestiere, quello di fare l'attore, raccontando le storie, però puntiamo sul fatto che dentro al nome del cantante, al contenuto di cosa porta su questo palco, e in questo senso è andata la scelta della direzione artistica, e in questo senso cercheremo di metterci, credo di parlare a nome anche di Dario e di Francesca, a disposizione della manifestazione, e quindi siamo, insomma, felici anche che da qui partano, come sappiamo, altre manifestazioni sul primo maggio, che ci sembra un segnale molto buono che ci sono altri momenti in altri posti d'Italia per ricordare perché questa cosa si fa il 1 maggio. Io volevo solo aggiungere qualche cosa, sempre sul cast di quest'anno. Ci lamentiamo sempre che i giovani non hanno spazio, che gli esordienti non hanno un palco, ci lamentiamo che i talent che assolutamente sono una bella vetrina, però sono un'opportunità per i giovani, però con delle basi musicali. Qui sul palco si esibiscono dei gruppi dal vivo, ci sono dei gruppi esordienti, ci sono tanti giovani che hanno anche realizzato dei piccoli grandi sogni, che vengono da territori dove la musica è un po' il pane quotidiano. E ci sono dei giovani che con la propria musica trasmettono dei messaggi anche sociali che sono molto forti. Mi viene in mente per esempio il quasi miracolo che sta riuscendo a compiere Rocco Hunt, il successo di Clementino, oltre naturalmente a tutti gli artisti più noti che voi conoscete. E poi ci sono anche delle storie che riescono ad essere appunto un raccordo fra il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Vorrei soltanto citarvene alcune. Per esempio c'è la storia di Livia e Paolo, che si sono conosciuti sul posto di lavoro, e ricordiamo che questa esperienza è stata anche raccontata in un programma televisivo molto riuscito, che è Hotel 6 Stelle. Parleremo di diversità, parleremo di amicizia, parleremo di resistenza, che è un tema molto caro a chi lotta per mantenere il proprio lavoro, chi lotta per avere un lavoro. E avremo quindi, come ha già detto Edoardo, dell'omaggio a Alda Merini, avremo Petrini che ci racconterà come si possano realizzare dei sogni con la sua... questo suo progetto di costruire degli orti in Africa a 10.000. Racconteremo delle storie che sono state spesso dimenticate, anche dolorose, della nostra Italia, come per esempio il caso di cronaca noto di Elisa Claps, che sarà accompagnato da un gruppo lucano che è di Potenza, che è Musica Manovella. Io vengo dalla Basilicata, da un piccolo paese, e noi abbiamo sempre considerato il 1 maggio, non so, l'obiettivo per chi faceva musica, anche perché avendo talmente poco suonavamo un po' tutti e cantavamo, e per noi il 1 maggio, questo palco, era un obiettivo che ha comunque un'ideologia ben precisa, quindi
ci raccontava anche dove volevamo arrivare, non solo a livello musicale, e noi organizzavamo questi pullman, arrivavamo a Roma e consideravamo il 1° maggio una festa. Anche quest'anno sarà una festa, è vero, all'insegna della sobrietà, ma cercheremo comunque di preservare questo elemento perché non deve mancare anche quando si raccontano i problemi. C'è sempre l'altro lato della medaglia, cercherò io di fare un po' da raccordo fra queste storie e la musica, cercherò di introdurre a livello anche un po' più serio alcuni interventi, alcune interviste. E sono la quota rosa di questo concerto del 1° maggio e le donne comunque saranno molto citate, non sono invisibili sul palco, anzi sono un elemento fondamentale di quasi tutte le storie che vi racconteremo, quindi non sono assenti, ci sono anche delle attrici che contribuiranno a sostenere le storie che vi racconteremo. E quindi insomma speriamo di riuscire anche quest'anno a far sì che questo format possa essere raccontato in maniera differente, pur mantenendo però la sua anima pulsante più bella, che è quella proprio del concerto del 1° maggio, all'insegna di questo messaggio molto forte che è il lavoro un diritto, un dovere, ma è soprattutto un diritto. Una donna sola, ma ha parlato in modo esaustivo, quindi ci siamo. Prego, scusate, la mia ex, non so cosa sta facendo, ma. Bene. Mi manchi. Anche te. Però, ma stai scherzando o lo stai facendo sul serio? Sì. Ah, e cos'è questa roba qua? Ah, scusate, facciamo. Sono le nuove tecnologie. Ah, perfetto, si chiamano così. Io non riesco, io sono ancora. Guarda. C'è il selfie anche del video, sai? Io sto guardando il porno ancora col Super 8, figuriamoci come siamo messi. Cose di tutto mosso. Però insomma, detto questo, è stato già detto tutto. Il 1° maggio è questo qua. Mi sembra che la cosa buona e nuova sia questo modo di mettere sul palco attori, personaggi italiani che hanno fatto delle cose sensate, scrittori come Maggiani, Benito Petrini, quindi è utile ripetere tutta sta roba che abbiamo fatto. E nel mio caso cercherò di fare da collante ogni tanto tra uno slot e l'altro, cercando di intervistare magari dietro le quinte Pelù, mandandolo sullo schermo gigante con delle interviste che faccio io un po' così a Vandera. E questo è tutto, e credo che sia importante questo 1° maggio soprattutto anche perché queste serie, cioè il momento dei sindacati che stanno vivendo anche loro la crisi, perché rappresentano fondamentalmente tutto quello che sono i lavoratori, in un momento che sono il cuscinetto tra un disagio, no? Ma pensionati ce li mettiamo sempre, però in questo momento di scricchiolamento tra gente che si può incazzare e che perde il posto di lavoro, tra quelli che non ce l'hanno addirittura, tra quelli che lo perdono e quelli che lo cercano, in mezzo c'è ancora poi il sindacato, nel bene o nel male, cioè deve anche il sindacato, secondo me, correre veloce in modo da essere attento più che sentinella. Scusate, forse no, questo forse, forse c'è stato un bradisismo, scusatemi, è stato un momento, ti comprate tenermi in mano, c'è anche i cavalletti quelli grandi, li vendono ancora ci sono. E vabbè, è detto queste cazzate qua, però insomma era una cosa seria sul discorso sindacale, quindi insomma devono essere secondo me sempre costantemente presenti sia con i giovani che con gli anziani che con tutti e presidiare il territorio finché ce la fanno, finché poi non salterà tutto chissà dove. È importante questo 1° maggio, secondo me godano anche lui e credo che lo sappia, perché a livello mondiale questo 1° maggio di Roma, intanto noi siamo qua ma siamo anche sorvegliati da 4 papi che ci guardano mentre noi stiamo dicendo le nostre stupidaggini, quindi non si trova un altro posto così dove c'hai Wojtyla da una parte, Papa Giovanni dall'altra parte e forse anche Francesco, che forse interverrà cantando qualcosa anche lui con un suo coro. Quindi detto questo salutiamo e ringraziamo, ultimo applauso, e poi ci abbiamo anche un personaggio che vi racconterà perché è qua con questo capuano. Fate un applauso a Capuano perché è la costante fissa ormai. Non ho preso l'applauso io per te, pensa come siamo messi, e poi dicono che i liguri sono tirchi. Vabbè, l'applauso insomma. No, velocemente, l'elemento che a me sta caratterizzando questo 1° maggio è anche la presenza di gruppi che partecipano a un contest, e questo è molto interessante perché al di là dei gruppi che hanno un premio vero, perché suonare su un palco di questo tipo credo che sia un grande sogno, lo auguro veramente a chiunque suona di vivere almeno una volta un'esperienza di questo tipo, perché è un'esperienza importante.
però anche la prova, soprattutto nelle adesioni che ci sono state, oltre 450, è la prova che in Italia ci sono una marea di gruppi, di esperienze artistiche disseminate nei nostri territori, nei quartieri, nei paesi, che purtroppo non hanno ancora la giusta visibilità. E secondo me, secondo me è un patrimonio artistico anche questa marea di gruppi che esiste, fanno parte, che esprimono cose interessanti, particolari, magari in qualche cantina c'è qualche gruppo che può somigliare, che sono i Nuovi Aria, che ne so, o in qualche altra parte qualche altro gruppo che... Pensavo tenesemente i Nuovi Angeli, in un momento... Anche i Nuovi Angeli, perché ci sono anche voi tempisti dei sogni. Però dicevo, e quindi è la prova che c'è una, questa è la punta di un iceberg di tanti tanti gruppi. Allora, forse attraverso questo contest possiamo rivendicare che in Italia c'è bisogno di dare un pochettino più di sostegno non solo a tutto il mondo dello spettacolo, ma della musica. Non c'è ancora una legge sulla musica, non c'è ancora un sostegno concreto per queste esperienze così interessanti che sono le band, i gruppi, i ragazzi che, e non solo ragazzi che si organizzano e fanno della loro musica. E quindi attraverso questo contest si può anche rivendicare, attraverso anche i sindacati, perché no? Perché siamo, perché quando tu dici che lavoro fai, il musicista, sì, ma che lavoro fai? Il musicista è la prova che probabilmente non c'è un riconoscimento anche culturale di un lavoro, che dietro al musicista poi c'è sta il fonico, c'è sta quello che monta i palchi, insomma c'è un indotto. C'è lo spacciatore. C'è lo spacciatore, dice no, Bergassola. E quindi è questa un po' la cosa che vogliamo rivendicare. Mi fermo qui, insomma, buon divertimento. L'intervento ha fatto uscire il sole, vi dico solo questo. Siccome Guarda mi ha detto che non parla, però li farei chiudere, Guarda, non ce la fa, è più forte di lui. Adesso ridice tutto quello che abbiamo detto al contrario, come nei dischi rock, e viene fuori Satana. Io mantengo quello che ho detto e chiedo anzi a Massimo Bonelli che quest'anno in modo particolare è stato il braccio operativo economico finanziario di tutta questa operazione. Vi chiedo adesso a Massimo di passo subito la parola per leggervi la scaletta di domani, così tanti particolari potranno venire fuori. Vorrei dire solo una cosa, perché l'ho detto in questi giorni e non sempre è stata colta fino in fondo. Cioè, noi siamo convintamente e decisamente a favore di un moltiplicarsi di piazze, di concertoni, di feste del primo maggio. In Italia non esiste una statistica che ci dice esattamente quello che succede. Da quello che so io sono centinaia se non migliaia le feste che si svolgono domani in tutti nei piccoli, piccolissimi paesi, medi, grandi, più o meno coperti o raccontati dai media, sicuramente dai media locali. Uno per tutto, l'ho detto, Edoardo Bennato, l'avevo invitato due giorni prima, oggi ho scoperto, mi sono ricordato dov'era, sta a Capannori, che è un importante paese della Versilia, provincia di Lucca, ma ce ne sono altre decine e centinaia. Sino a che questi appuntamenti cresceranno, si moltiplicheranno, attireranno artisti e pubblico, noi siamo contenti. Perché non conosciamo crisi. Questo concertone negli ultimi anni, basta che voi vedete, guardate che cosa succede e che cosa succedeva negli anni passati, negli ultimi tre quarti d'ora, dove normalmente la piazza si svuotava visibilmente e dove invece negli ultimi anni la piazza è colma, totalmente colma fino a mezzanotte e anche dopo. Quindi questo qui è la nostra gioia, perché ci sentiamo eredi, non eredi di un patrimonio di CGL Cis The Will che sono 25 anni, che ha 25 anni di storia. Ne siamo orgogliosi, chi mi conosce sa che su queste cose io mi infergo, no? Perché ci credo per davvero, perché sono anni che mi batto e mi smazzo perché succedono determinate cose. Non
non vogliamo né essere trascinati, perché noi siamo strafelici di quello che sta succedendo in giro, non abbiamo nessun tipo di problema e quindi lo affrontiamo con totale serenità, anzi facendo il tifo, proprio perché ci sia, quindi questo qui ci tenevo. Massimo. Okay.